Wow! Oggi è il compleanno di Ziggy! Ora devo rendere più bello il suo regalo. Nastro! Visto? Non è stato così difficile. Vai, 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 stella di città, il sole alto nel cielo blu. Strana vita qui, stella di città, l'avventura non finirà. Il regalo più bello. Ehi! Ora senti questo. Boogie Woogie Bee. Buon compleanno a te! Wow, grande! Scrivilo subito, che cosa aspetti? Oh, questo è davvero un bell'inizio! Boogie? Oh, Ziggy sta arrivando! Nascondi il libro! Ok. Sì? Sì, capisco bene, sì. Anche a me piacciono molto, credimi. Pensi che ci stia osservando? Credo di sì. Dimmi un po', che cosa hai mangiato per pranzo? Del pollo, se non sbaglio. Oh, il pollo, anche a me piace molto. Quell'albero sì. È veramente bello. Sì, è davvero bello. Vero? Ciao, ragazze. Ciao, Ziggy, come va? Bene. Dite un po', avete notato qualcosa di diverso in me oggi per caso? Date un'occhiata? No. Su, avanti, ragazze, cercate di guardare meglio. Ta-da! Ziggy, diccelo e basta. Io sono diventato più alto. Guardate l'albero. Questa è la mia altezza dell'anno scorso. E questa è la mia altezza di oggi. E sapete perché sono più alto? No. Facile, il motivo è perché domani sarà un giorno molto speciale. Spero tanto che vi ricordiate che domani è il mio compleanno. Ziggy, stavamo solo scherzando. Sì. Certo che sappiamo che è il tuo compleanno. Dite davvero? Sì, e ti stiamo organizzando una festa. Con gli addobbi, con la musica, si potrà ballare. Avremo perfino la torta. Sì. Questa sarà la più bella festa di compleanno che abbia mai avuto. Il 14? Cosa? Perché c'è la foto del ragazzo dei biscotti sul mio calendario? Che importa? Ah, è tempo di guardare la TV. Il canale cosa? Sì, signori. Cosa? Sta fermo, dove? Dove vai? Che cosa succede? I migliori assoluto. Cosa? Esatto. Avete capito bene. E non possiamo dimostrare alcun problema. Tutto questo è ridicolo. Non dovete perdere questa occasione. Credeteci, le nostre offerte sono irripetibili. Cosa posso fare quando mi annoio? Nessuno si è mai lamentato dei nostri prodotti. Posso spiare quegli sciocchi esseri di Lazy Town! Ah, il mio super sapone pulisce qualsiasi cosa in un batter d'occhio! Fatto! Ciao, zio Pacifico! Oh, Stephanie! Scusami, Ti vorrei fare una domanda. Ma certo, dimmi pure! Sai, domani è il compleanno di Ziggy e mi chiedevo se fosse possibile fare la sua festa nel tuo ufficio. No! Sicuro! Ed è proprio questo il motivo per cui esistono. Credo che non ci siano mai abbastanza feste negli uffici e il mio è particolarmente pulito, non trovi? Allora dobbiamo invitare tutti! Cosa? Perfino la signorina Mille Voci? Naturalmente, la chiamo subito. Oh, meraviglioso! Buon compleanno, buon compleanno, buon compleanno, buon compleanno, buon compleanno. Salve!
Salve, signorina Mille Voci. Sono Stephanie. Domani ci sarà la festa di compleanno di Ziggy. E a che ora cominciamo? Beh, in realtà la festa ci sarà soltanto domani. Meraviglioso! È arrivato il momento che Pacifico mi aiuti con i miei bigodini! Pacifico! Oh, mammina mia! Ora devo andare! Arrivo, signorina Mille Voci! Per il compleanno di Ziggy dovrò chiamare tutti! Sì, adesso ho capito! Domani è la sua festa di compleanno! Compleanno, 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 compleanno! Vorrei sapere perché festeggiano! Uno per ogni anno! E per questo daranno una festa! Faranno dei regali, canzoni e danze! E mangeranno torte e sport dolcetti! Oh! C'è di peggio! Inviteranno Sportashock compresi i suoi soldi e le sue capriole! No! State andando a una festa di compleanno? Cosa? No! Sappi che io non andrò mai a una festa di compleanno! Neanche se mi invitassero personalmente! E neanche se in questo momento mi chiamasse qualcuno! E mi invitasse a una festa di compleanno! Vogliamo invitarti a una festa di compleanno? Cosa? Io? Sì, ci saranno dei regali! Regali? Sì, canterai, balli? Ci saranno e torta! Ma certamente che verrò! Grande, ci vediamo domani! Grazie! Trixie viene, Robby viene, solo me... Levati di mezzo! Solo me! Eccoti qua! Stavo cercando di chiamarti. Domani verrai alla festa di compleanno di Ziggy? No, mi dispiace, non posso venire alla festa. Domani credo che avrò il raffreddore. Ma... Cici, vuol dire ciao ciao! Scusa, ma non posso venire alla festa. Purtroppo ho un impegno. No! Non andrò alla festa e quando dico no, è la mia decisione. Adesso torno a casa. Ci vediamo dopo. Ciao, Stephanie. Ciao, Sportacus. Domani verrai alla festa di compleanno di Ziggy, vero? Ma certo. Solo me non ha... Beh, insomma, non verrà. Davvero? Dammi un momento. Sì! Grazie, Sportacus. Aspetta, solo me! Ciao, solo me. Ciao, Sportacus. Ho appena saputo da Stephanie che domani non verrai alla festa di compleanno di Ziggy. Non posso venire perché domani credo che avrò il raffreddore. È davvero un peccato, perché a Ziggy avrebbe fatto piacere averti alla sua festa. Oh, sì, è vero. Sono molto ricercato alle feste. È bello condividere una festa con gli amici e mostrare il proprio affetto facendo dei bei regali. Oh, no! Mi dispiace, ma non verrò alla festa e questa è la mia decisione! Buonanotte, Stephanie! Buonanotte, zio Pacifico! Buonanotte! Sono così agitato che non riesco a dormire. Aspetta un momento, ho avuto un'idea. Ok. Pecore... Pecore. Regali. Regali. Buon compleanno. Se è giusto un buon compleanno. Non potete averlo, è mio. No, non prendetelo. Qualcuno è nei guai. Sportacus, sono le 8:08. Lo so, è molto strano. Porta! Solomè è ancora sveglio. Devo intervenire subito. C'è? Sei malato? No, non lo sono. Allora, che succede? È che io non posso andare alla festa perché non voglio dare a Ziggy un grande... Regalo? Ah, sì! Solo me. Non deve essere un grande regalo per forza. Può anche essere piccolo. Ah, spiegami meglio. È il pensiero che conta, capisci? A Ziggy farebbe piacere vederti. Penso che ora dovresti andare a dormire. Sì, hai ragione. Ma dimmi, sei sicuro?
che non deve essere un grandissimo regalo. No, no, solo me. Buonanotte. Oh, ok, buonanotte, Sportacus. Certo, non deve essere per forza un grande regalo, ma può essere piccolo, così piccolo che non riuscirai nemmeno a vederlo. Ehi, hai fatto gli auguri di buon compleanno a me medesimo? E tu? E tu? Bene, non c'è nessun altro festeggiato. Come sono bello! E adesso questa mappa mi porterà alla mia festa di compleanno. Oh, non vedo l'ora! Molto bene! Che ne dici? Ora basta spazzare, puoi innaffiare i fiori. Oh, certo, signorina, mille voci! Ecco, abbiamo abbastanza piatti! Dove la metto questa torta? Sul tavolo, vicino ai fiori. Dai fiori! Va bene, signorina mille voci! Io non so dove mettere questi! Ma che cosa? Laggiù! Oh no, ho usato il mio super sapone! Ho capito, devo sempre fare tutto da sola! Meglio che non li veda, ecco qua! Pacifico! Arrivo! Ciao, Robby! È questo l'indirizzo giusto per la festa? Indovinato! Sono arrivato in tempo? Certo, e il festeggiato arriverà qui tra qualche minuto! Che devo fare? Puoi sederti intanto. Oh, è quello che farò. Va bene. Grazie. Ciao, Robby. Oh. Come va? È davvero strano. Pacifico! Oh, no! Aspetta un minuto. Ok. Io non capisco. Dove potrebbe mai essere questa festa? Il mio invito dice: felice e gioioso evento dal nostro sindaco Pacifico. È proprio lì che troverai la fe. Lì troverò la festa! La festa è nell'ufficio del sindaco, certo! Sto arrivando! Ziggy sta arrivando! Spegniamo le luci, presto! Sì, subito! Come sono emozionato! Ta-da! Ma dove sono finiti? Sorpresa! I buchi tanti auguri a te! Che gran giorno è! Sveglierà! Sì! L'energia dentro te! Che emozionerai! Più che mai! No, non adesso! E sai bene perché... compleanno a te. Dai, balliamo tutti insieme. Boogie, boogie, bè, questo è tutto per te. Tanti, tanti auguri a te. Adesso divertiamoci. Rotola. Punta. Punta. Giù. Su. Intorno. Batti le mani. Veloce. Rotola, punta, punta, giù, su, intorno, batti le mani. Un'altra volta, rotola, punta, punta, giù, su, intorno, batti le mani. Più veloce, rotola, punta, punta, giù, su, intorno, batti le mani. Siete fantastici! 1, 2, 3, 4. Boogie, boogie, bè, tanti auguri a te. Li voglio sentire. Dai, balliamo tutti insieme. Sì, ragazzi, è stato bellissimo. Grazie, sì, ragazzi. Sì, apri il mio prima. Oh, wow. Sì. Coraggio. Sarà bellissimo. Oh.
Che cosa sarà? Ma cosa sono questi? Non lo vedi? Bello. Sono i semi di Super Hero. Puoi piantarli e prenderne il potere tutte le volte che vorrai. È un regalo bellissimo. Sì, ragazzi. È vero. Ora è il mio. No, aspetta. Va bene. Oh, wow. E questo cos'è? È un Televiewer 3000. Ho scaricato tutti i video di Sportacus con i suoi super movimenti. Posso provarlo? Aspetta, aspetta, accendilo da qui. Ecco. Muscoli, muscoli, su! Vai, corri! È davvero forte, ragazzi! Visto? Visto? Oh, Sportacus, Sportacus, possiamo fare le tue mosse? Ma certo! Siete pronti? Sì! E allora tutti insieme! Ok! Muscoli! Muscoli! Su! Batti! Corri! Salta! 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 Ora state in posa! Ma cosa sto facendo? Fantastico! Sì, è vero! Oh, tante grazie! Ma credo sia un po' troppo! No, no, va bene così! Ti ringrazio, Pixel! Ma non c'è problema! E ora è mio! Spero che ti piaccia! Un altro? Oh, questo sì che è troppo! Grazie. L'avete visto? Si è commossa. Grazie. È stato un piacere. È il mio turno. Oh, è il mio turno. Ora tocca a me. Cosa sono? Ho sentito che ti piacciono i biscotti. Oh, io amo i biscotti. Oh, wow. Ora fammi dare un'occhiata. Sembrano un po' duri. Li posso mangiare? No! Sai, è una vecchia ricetta della mia famiglia. Ah, sì? Ti fanno venire un po' di gas, ma sono molto saporiti. Pacifico, cerca di starci lontano. Oh, certo, signorina, mille voci. Adesso Sportacus! Oh, Sportacus! Pronto! Oh. Oh. E? Tu sei pronto? Sì, sì. Buon compleanno, Ziggy! Oh, un lecca, lecca! Per me! Sì, è fatto di sport dolcetti. È squisito e ti darà tantissima energia. Vi ringrazio tanto per aver reso il mio compleanno così meraviglioso e per essere venuti tutti. Beh, intendo quasi tutti. Oh. Sapete, pensavo che solo me alla fine sarebbe venuto. Solo me! Sei arrivato! Sì. Come potete vedere, lasciate che la festa cominci. Che bello! Sì. Ha portato un regalo. Felice compleanno, Ziggy. Grazie. Oh, ecco a te. È fatta. Ti ringrazio. Oh, basta, solo me. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Non capisco. Neanch'io. È vuoto. Io porto i biscotti e lui non porta niente. Beh, tecnicamente sì, ma... sai una cosa, solo me? È forte, mi piace. Sì, mi piace. Dici davvero? Sì, è il più bel regalo di tutti. Ma attenzione, questo è un giocattolo. Un giocattolo? Oh. È un dirigibile e appartiene a Sportacus. Davvero? Sì. Ed è invincibile. Cosa? Eccolo che arriva e vola in cielo. Ora è diventata una corda per saltare. Una corda per saltare? Salta la corda. Sì. Pixel, prendila. Adesso è una mazza da baseball. Tenetevi pronti per il lancio e vai. La prendo io, la prendo io. Pesa davvero tanto. Sì. Ecco a te, Trixie. Adesso è una chitarra. Trixie, Sportacus, prendila tu. Grazie, adesso è una palla da basket. Robby, sei pronto? Ecco a te. È una palla da calcio. Andiamo tutti fuori a giocare. Sì. Stanno prendendo la torta. Andiamo fuori. Come state andando? Come andate? Vieni, solo me, forza! Dai, che stai aspettando? Che bella festa! Sarà una torta buonissima! Vedrai, ti piacerà! Se ne sono andati! Solo me, che cosa c'è? Oh, Sportacus! Guarda tutti questi meravigliosi regali! Io ho dato a Ziggy una scatola di niente! Capisci? Oh, però tanta vergogna! Solo me,
sappi che il regalo più bello l'hai portato tu. Ah, ah, dici davvero? Sì. Dai, guarda fuori. Vedi? Si stanno divertendo tutti con il tuo regalo, perfino Robby. C'è qualcosa che non capisco. Che cosa ho regalato a Ziggy? Hai portato in regalo a tutti loro l'immaginazione. Adesso Ziggy può immaginare qualsiasi gioco del mondo. E questo è davvero un bel regalo. Qualsiasi gioco del mondo? Sì. Oh. Solo me, dimmi, come ti senti adesso? A dire il vero, io mi sento bene. Vedi, è il pensiero che conta. Tu credi che io possa giocare con il regalo? Ziggy sarà felice di giocare con te. Perché ora non vai lì fuori a divertirti? Lo farò! Un qualsiasi regalo del mondo, grazie Spartacus. Ciao! Ci vediamo. Solo me! Posso giocare? Ma certo che puoi, amico mio. Divertiti. Molto bene, allora fate largo a solo me e al suo aereo privato. Immaginazione! Non funziona mai! Ma ci possiamo provare! Io immagino un grande e morbido letto con un enorme soffice cuscino! Credo che sia giunto il momento del mio pisolino! Ha funzionato!